questo palmello, immaginiamo che era grande come tutto questo palco e forse anche di più. C'erano cantine che facevano 50-60 botti di vino l'anno, quindi erano parecchi. Ecco, bisogna anche abituare l'asino a far sì che scarica il fuoco. Adesso se qualche volontario può venire a pigiare l'uva. Una volta non si pigiava con la pigiatrice, con i tempi moderni, una volta si pigiava con i piedi e si diceva carcan. La spiegazione è questa: dopo aver riempito il palmento di uva si incominciava la pigiatura. Allora si pigiava con i piedi, si andava a 3, 4, 5, 6, 7 persone, dipende dalla grandezza del palmento. Prima si faceva un secchio d'acqua calda per lavare i piedi, per disinfettare i piedi per andare nell'uva. Potete accomodarvi chi deve pigiare l'uva a lavarsi i piedi. C'è, se c'è qualche signore. Bisogna disinfettare i piedi. Qualche signora, signorina, forza, vediamo un poco come riesce a pigiare un poco l'uva. Ecco qua, la nostra nonnina che si sta preparando. Va bene, un applauso. I nostri anzianotti devono insegnare ai ragazzi come si vendemmiava una volta. Caro compare, mi raccomando. Sì, vai, tu venga pure. Siete le mie scarpe, vai subito, da un momento. No, ma mai subito, diciamo mai. Ma c'è una bella figura che ha detto, non ti preoccupare. La Yolanda è fatta, Yolanda. Vedi come si fa, guarda come si faceva, Lauro, va. C'è qualche altro che vuol provare anche per assaporare un poco, non in bocca ma con i piedi. Ammina! Tempo di musica! Andre! Si restava l'uva e durava ore e ore perché il palmento era grande, diciamo 6, 7 botti, 8, era grandissimo come questo palco e i bambini scendevano sotto e facevano il bagno. Poi a un certo punto, dopo aver passato abbastanza terminato, si divideva a metà nel palmento, si facevano i famosi
parte e dall'altra. Eccola signora Mercede, l'ospite principe di Fontana. E a proposito voglio ricordarvi che nei primi del Novecento a Fontana c'era un sacerdote, si chiamava Florindo Madarese, e abitava nella casetta qua sulle fine. Sì, io? Come stai? Porta l'augurio a tutti i nostri amici argentinos. Bisogna festare, non ballare, festare. È già pestato, allora vuol dire che l'uva non era tanta.